E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Oggi andremo a scoprire la presunta data di presentazione dei nuovi iPhone 12, ma andiamola a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di aggiungermi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do assistenza in direct per i vostri problemi di iPhone, iPad, Mac, ma anche sconti, offerte, anticipazioni e molto molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi ed andiamo a parlare delle news di questi ultimi giorni. Iniziamo col dire che sì, è ufficialmente uscito iOS 14, quindi potrete scaricare su tutti i vostri dispositivi compatibili sia watchOS 7 sia iOS 14. Vi lascio qui sotto in descrizione i link con tutte le novità e qualche consiglio su come aggiornare in maniera pulita, se non lo avete ancora fatto, in modo tale da rimuovere tutti gli errori del caso. Ora facciamo una piccola parentesi, intanto vi racconto cosa è successo ieri. Praticamente ieri Apple doveva rilasciare il nuovo iOS 14 alle ore 19, come di consueto fa da praticamente 10 anni. Il problema è che c'è stato un ritardo veramente incredibile. Non sappiamo come mai, ma Apple ha rilasciato il tutto alle ore 22. Io mi intristisco proprio a vedere che qualcuno ha detto ieri che iOS 14 è uscito alle 19, ma in realtà non è così. In pratica il giorno prima è uscita la versione GM, che è la stessa versione che è uscita oggi, ma per i beta tester e per gli sviluppatori, quindi già qualcuno ce l'aveva, tipo io che l'ho testato e ho fatto vedere su Instagram. Quindi dire che è uscito alle 19, vabbè, è stata una gran cavolata. Comunque ragazzi, è uscito alle 22 e quindi, ripeto, c'è stato questo problema, questo piccolo ritardo. Ieri ho fatto un mini video di qualche secondo, una ventina di secondi, trentina di secondi, dove vi ho informati di tutto ciò. Ma vi ricordo che in queste occasioni dovete seguirmi su Instagram, ripeto, Mirko-Zain, perché se no non riuscite ad avere in tempo reale delle informazioni o degli aggiornamenti. Ma iniziamo intanto con le news di questa settimana. Vi dico intanto che qui sotto in descrizione trovate i link per poter scaricare gli sfondi del nuovo iPad Air 2020 presentato da Apple ormai qualche giorno fa, e praticamente i nuovi sfondi sono sulla falsariga del logo che Apple ha presentato durante l'evento, ovvero con quel blu azzurro tutto intrecciato, molto molto bello. E ragazzi, fatelo anche voi, anzi ve lo faccio vedere perché tanto è veramente figo ragazzi, eccolo qui. È veramente, veramente figo. Scaricatelo anche voi, e tra l'altro ci sono di diversi colori, quindi fate voi. Ma parliamo finalmente della presunta data di lancio del nuovo iPhone 12, anzi più che lancio, di presentazione appunto. Durante l'evento di qualche giorno fa, ripeto, dove Apple ha presentato il nuovo Apple Watch Serie 6, il nuovo Apple Watch SE, il nuovo iPad Air 2020 ed il nuovo iPad 2020, il servizio Apple One, comunque trovate qui sotto in descrizione i link per poter visionare tutte le novità, Apple ha spoilerato qualcosa. In pratica durante l'evento è passato un'immagine tramite un video dove mostrava i nuovi iPad eccetera eccetera, che credo sia molto molto indicativa, ed infatti ragazzi ve la mostro proprio in questo momento. Come possiamo vedere all'interno di questa immagine, notiamo la creazione di un nuovo evento tramite l'applicazione Note, che ovviamente rimanda al calendario. Infatti dice create event, reminders, show in calendar e copy event. In pratica però, se notiamo sulla destra come cerchiato e indicato con la freccia, dice proprio 30 settembre 2020, ma non finisce qui perché proprio sotto scrive new event come nome dell'evento, e ovviamente è segnato come all day, tutto il giorno, perché ci sarà l'evento. Quindi secondo le ultime indiscrezioni Apple ha dato questo spoiler: il 30 settembre dovrebbe arrivare il nuovo Apple event, dove verranno presentati i nuovi iPhone 12 e anche iPhone 12 Pro. Tra l'altro durante l'ultima conferenza degli azionisti Apple ha proprio detto questo, cioè proprio testuali parole: quest'anno arriverà con qualche settimana di ritardo il nuovo iPhone dell'anno. Non ha detto il nome chiaramente, ma ha anticipato proprio questo. Quindi siccome l'anno scorso sono arrivati più o meno intorno al 30 settembre, qualche settimana dopo dovrebbe significare appunto la prima o la seconda settimana di ottobre, e quindi essendoci un evento programmato a quanto pare per il 30 settembre, le cifre e la cronologia coincide perfettamente, perché come in questo caso di Apple Watch, la stessa settimana o la settimana successiva
successiva i prodotti vengono messi in vendita. Quindi dal 30 settembre, la settimana dopo ci saranno i preordini e la settimana dopo ancora ci saranno i day one in tutti gli Apple Store. Quindi aspettiamo solamente la conferma ufficiale di Apple, che tra l'altro dovrebbe arrivare proprio in queste settimane, perché se dovesse esserci un nuovo evento Apple il 30, Apple lo annuncerà proprio in questi giorni o durante la prossima settimana. Ma andiamo adesso a parlare di AirPods Studio. Apple, secondo le ultime indiscrezioni, da diverso tempo sta preparando delle cuffie marchiate Apple. Si chiamano AirPods, ma non si parla di cuffiette. Si parla delle prime cuffie studio di Apple, quindi versione gigante da mettere al di sopra delle nostre orecchie, e praticamente sappiamo già un bel po'. Anzi, addirittura abbiamo i primi render ufficiosi, tratti ovviamente da file scovati all'interno delle fabbriche cinesi. Ed infatti vi mostro, ragazzi, questa immagine, anzi ne scorreranno diverse, e notiamo, beh, una finitura un po', un misto fra il retro e il moderno, perché materiali con una finitura veramente, veramente lucida, quindi si parla o di acciaio o di alluminio, poi vediamo parte gommata sulla parte superiore, che tra l'altro la fonte dice che potrebbe corrispondere anche a pelle, e veramente, veramente molto bello da vedere, onestamente me lo aspettavo. Tra l'altro il famoso leakers John Prosser ci dà delle altre informazioni. Oltre a rilasciare queste nuove immagini, ci dice anche che il prezzo in America dovrebbe aggirarsi intorno ai $350, quindi in Italia più o meno tra i 350 e i 400 euro, anche perché si parla di cuffie studio professionali, quindi non volte per il classico ascolto della musica, ma volte per una professionalità, quindi un lavoro da studio, come dice lo stesso nome AirPods Studio. Tra l'altro queste cuffie non hanno l'ingresso jack da 3,5 mm, quindi sono completamente wireless, quindi over the air, e hanno un ingresso di ricarica non lightning ma USB-C. E sì, perché Apple dovrebbe inserire la porta USB-C anche su questo prodotto, e sarebbe il secondo, insieme, ripeto, ai Mac classici e all'iPad Pro, che è il primo vero prodotto ad aver subito il cambiamento della porta USB-C, ad avere questa porta. Ed infine vi dico che Prosser conferma la presenza di un'altra funzionalità, ovvero il captare qual è il nostro orecchio scelto. Mi spiego meglio. Quando noi indossiamo le cuffiette, se invertiamo il destra e sinistra, sentiamo ovviamente in base al brano, in base al video, sfalsato, perché abbiamo le orecchie messe nel lato sbagliato, nel senso abbiamo le cuffie messe sulle orecchie dal lato sbagliato. Ma secondo questa fonte, queste nuove AirPods Studio permetteranno di capire in automatico, non sappiamo ancora come, ma in automatico qual è l'orecchio destro e qual è l'orecchio sinistro, in modo tale da bilanciare il suono in maniera automatica in qualsiasi posizione dovessimo indossare le nostre cuffie studio. Veramente incredibile, non vedo l'ora di vederle. E queste nuove cuffie dovrebbero essere presentate, secondo le ultime informazioni, entro la fine di questo mese, potenzialmente anche il 30 settembre, durante l'evento di iPhone. Parliamo infine, ragazzi, di AirTag, poi vi lascio con un'ultima piccola chicca su iOS 14, ma AirTag, beh, dovrebbe arrivare proprio anch'esso durante l'evento del 30 settembre. AirTag, lo ricordo ancora, è un accessorio che si chiama appunto AirTag perché tagga i nostri oggetti personali, ovvero chiavi di casa, borse, portafogli, tracolle, valigie e molto molto altro. Permette di ritrovare tramite le mappe di iPhone il nostro oggetto smarrito. Molto molto utile, dovrebbe avere un prezzo compreso tra i 49 e i 129 euro e, ripeto, essere presentato durante l'evento del 30 settembre, se dovesse esserci appunto l'evento. Ultimo consiglio, ragazzi, se non avete ancora scaricato iOS 14 e watchOS 7, fatelo, fatelo, fatelo. Bisogna fare ogni aggiornamento, vi ricordo, per aggiungere novità, ma soprattutto correggere importanti falle di sistema, problemi, glitch e molto altro. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se aspettate come me impazientemente i nuovi iPhone 12 ed ovviamente se avete installato il nuovo iOS 14. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZen.net e ciao! Scarica anche tu iAppZen, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZen ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai!
Grazie a depolzain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito depolzain.net.